Alessandro Miani, coordinatore dell'UDS. Oggi siamo qui in piazza per dire no a determinate politiche che non ci rappresentano. Siamo qua per dire no all'altra scuola di lavoro che ci sfrutta, siamo qua per chiedere finanziamenti per l'edilizia scolastica. Abbiamo scuole che ci cadono in testa, dall'omnicomprensivo che è stato costruito 40 anni fa e non è stato mai ristrutturato da allora. Ha ricevuto dei finanziamenti quest'anno e attualmente stanno sistemando le palestre ma sono bloccate e noi non possiamo fare lezione. Non abbiamo i soldi per mantenerlo e per ristrutturare l'altra parte, il resto. E questa cosa non ci va perché a molte parti dell'omni cadono a pezzi. Questa cosa accade al borso dell'ISA. È una scuola che è ormai abbandonata dopo la ristrutturazione del 2015 avvenuta per l'Expo, dove era sede legale. Noi siamo qui come omnicomprensivo, quindi Banfi, Einstein, Vanoni e Floriani, siamo qui come ISA, siamo qui come Liceo Porta, siamo qui come Heisenberg e Liceo Chigi, siamo qui come tutte le scuole della Brianza, perché ci siamo stufati di avere scuole che cadono a pezzi e non avere i nostri diritti rispettati. Noi vogliamo che non vogliamo essere l'ultima ruota del carro, perché senza di noi non si va avanti. Quindi noi scenderemo in piazza e continueremo a lottare per i nostri diritti e per le nostre richieste. Dopo saremo ricevuti dal prefetto e cercheremo di ottenere un tavolo tra lo Stato e la provincia dove si possa appunto discutere dei finanziamenti alle scuole e un tavolo dove noi studenti possiamo dialogare con le istituzioni e far sì che le nostre dimostrazioni siano subito portate avanti e sempre.